questi capelli ormai sono indomabili, sembro tipo Edward Man di Forbice, mi pare guardato in un parrucchiere. Bentornati nell'appuntamento consueto del primo del mese con il video wrap up e TBR rispettivamente dei mesi di aprile e maggio. Andiamo subito a vedere quali letture ho deciso di fare nel mese di aprile e quali ho concluso e quali saranno le mie valutazioni e via dicendo. Mettetemi un like sulla fiducia e andiamo a incominciare. Come vi avevo accennato nell'ultimo video wrap up e TBR, e se non l'avete visto lo trovate qua sopra nell'info box, avevo deciso di ricominciare a leggere l'Odissea di Omero, un capitolo a cavallo tra una lettura e l'altra dei vari libri che mi sono riproposta di leggere. Non ha funzionato molto. È uno stile che in questo momento, nel quale mi sento quasi costretta a leggere per passare il tempo, non è il tipo di lettura più indicato, perché comunque richiede una grande concentrazione non essendo uno stile attuale, e quindi non sono riuscita ad andare oltre il terzo canto. Però vabbè, dai, diamoci del tempo, insomma, comunque un bel mattone, prima o poi ce la farò, giuro. Parliamo invece della lettura condivisa che ho iniziato con il mio amico Francesco, ovvero It di Stephen King. Questa invece è andata decisamente meglio, lo stile mi intriga veramente tantissimo, sono arrivata fino al capitolo 4, quindi effettivamente abbiamo letto 5 capitoli perfettamente puntuali. Entrambi riteniamo che questo libro sia abbastanza fuori dal comune, in quanto ogni capitolo è a sé, ogni capitolo ha un suo proprio stile, ti fa addentrare lo stile di Stephen King pieno nella storia, ma in particolare nelle emozioni e sensazioni che ha ogni personaggio. Questa è una cosa bellissima e ti fa capire per quale motivo tantissime persone iniziano questo libro da 1200 pagine e lo finiscono in un mese, massimo due mesi. La tentazione di leggerlo tutto d'un fiato c'è, però rispettiamo i fatti. Proseguiremo con la lettura, un capitolo a settimana, ci siamo ripromessi che se la lettura dovesse avanzare più del dovuto, nonostante le altre letture che entrambi ci siamo riproposti di fare in contemporanea, ci avviseremo e magari aggiungeremo dei capitoli di settimana in settimana. Comunque molto bello, ragazzi, leggetelo. Poi è stata la volta della lettura del mio libro preferito dell'infanzia, ve l'avevo già accennato, L'isola del tempo perso di Silvana Gandolfi, nonché primo libro nella lista per il prossimo 5 per un autore, che sarà il 21 giugno appunto, con protagonista Silvana Gandolfi. Questa storia è molto bella, molto, infatti io questo libro l'ho letto veramente d'un fiato in due giorni ed è stato come leggerlo per la prima volta. Ti fa ragionare tantissimo sulla perdita delle cose, qualunque genere di cose, sia le cose materiali che le persone, sia le emozioni, le sensazioni, anche i modi di dire banalmente, quindi perdere il filo, perdere il senso del tempo, perdere la memoria, insomma ce n'è di ogni. E praticamente Silvana Gandolfi credo si sia costruita magistralmente tutto questo universo, inserendosi anch'essa in questo universo veramente in maniera pazzesca. Infatti ogni volta che veniva fuori un riferimento alla perdita di qualche cosa dicevo: cavolo, ma è vero, si perdono queste cose, e quindi è normale che si ritrovino tutti su questa magica isola nel quale a quanto pare tutti dovremmo prima o poi finire o farci finire qualche cosa. Meraviglioso, ha meritato tutte le 5 stelle di Goodreads, perché io lo amo, questo libro è bellissimo. Un po' più sfortunata invece la seconda lettura del 5 per un autore, La memoria dell'acqua, sempre di Silvana Gandolfi. Ma come avevo già detto, l'avevo già fatta, tutti i libri di Silvana Gandolfi a parte uno che vi mostrerò più tardi, li avevo già letti da piccola, però di questo non mi ricordavo particolarmente i dettagli e la trama in generale. Mi sono fatta un po' affascinare dal titolo perché mi sembrava qualcosa di molto onirico. È stata abbastanza una delusione, ma a livello di gusti personali lo stile è bello, è scorrevole, comunque Silvana Gandolfi è brava a scrivere, è brava a farti coinvolgere, ma tutto sta nella tematica. Tutto sommato può anche sembrare molto simile ad altri romanzi che ho letto e ho apprezzato, perché c'è un protagonista bambino nato con 6 dita dei piedi, quindi viene sempre schernito e deriso, lui stesso si deride e schernisce per questa cosa, fino a che non incontra un lontano parente che viene dal Sud America e lo convince di essere la chiave per ritrovare una civiltà perduta Maya. Tutta la storia si viene ambientata in questo Sud America, a cavallo tra l'attuale Sud America e il Sud America all'epoca Maya, ma
io non sono riuscita ad apprezzare i personaggi, men che meno il protagonista, non sono riuscita ad apprezzare l'ambientazione, ma ripeto, per gusto personale. Io e i romanzi ambientati in Sud America non andiamo d'accordo. Ogni romanzo che fosse ambientato in Sud America non sono mai riuscita a digerirlo. Ho ottenuto 2 stelline perché non mi sentivo di dargliene una, dato che lo stile, ripeto, è molto bello e scorrevole, e non mi sentivo di giudicare, come ho fatto altre volte, un romanzo senza averlo apprezzato, ma puramente per una questione di gusto personale. Quindi 2 stelline piuttosto meritate, ma 2 stelline. Successivamente ho letto, allora, è il classico romanzo rosa della Newton Compton. Come avevo detto, io su questo romanzo puntavo per un po' di leggerezza e tranquillità e ho ottenuto l'effetto sperato. Non posso dire di non averlo apprezzato, non posso dire che non mi abbia regalato leggerezza, una lettura scorrevole e piacevole, né più né meno di altri. Non mi ha passato delle tematiche particolarmente intriganti, non mi ha dato particolari spunti di riflessione, non mi ha dato quello stile, quel romanticismo che a me piace tantissimo nei romanzi rosa. E boh, l'unica cosa è che forse in questo romanzo, a differenza di altri, mi lascia riflettere su alcune cose. Alcune cose, come per esempio la volontà di cambiare, il fatto che ogni personaggio di questo romanzo sia sbagliato, ma non si senta sbagliato, se ne accorge solo in un secondo momento lungo la storia, e anche su tematiche un po' più pesanti come l'agorafobia, il lutto, il rapporto madre-figlio, madre-single con il figlio adolescente, insomma, delle tematiche di riflessione ci sono. Ho ottenuto 3 stelline perché non ha deluso le mie aspettative, che non erano altissime comunque, e la storia di Ellen all'interno di questo romanzo comunque è stata godibile. Ultimo ma non ultimo, proprio ieri ho iniziato e concluso Occhio al gatto, 3° libro per il 5 per un autore di Silvana Gandolfi e ultimo libro del mese di aprile. Mi ha stupito, è il classico romanzetto da bambini, però inspiegabilmente ti prende, ma per tanti motivi, un po' perché a me piacciono le storie con i gatti e poi seconda cosa perché, oltre a farti ragionare su delle tematiche pedagogiche molto molto importanti, ma anche a livello di mistero, fin dalle prime pagine la storia è avvolta da un mistero, da una sottospecie di thriller per bambini che ti prende veramente tantissimo. E infatti, ripeto, l'ho finito in un giorno, l'ho iniziato la mattina e l'ho finito la sera. 5 stelline, assolutamente se le merita tutte, perché ti coinvolge tantissimo, ti intrattiene, ti fa ragionare, lo stile è molto bello, quindi bello bello. Non me lo ricordavo così, giuro che pensavo che fosse un romanzettino leggero giusto per, invece no, molto molto bello. Proprio finita, passiamo alla TBR del mese di maggio. Sicuramente proseguirò con la lettura dell'Odissea e con la lettura di It, secondo i ritmi già spiegati. Il primo libro che ho intenzione di andare a leggere è una nostra vecchia conoscenza, perché qualche anno fa lessi il primo e successivamente acquistai tutti i seguiti senza mai leggerne uno, è giunto il momento di proseguire con questa saga meravigliosa, Il gatto che insegnava ad essere felici di Rachel Wells, nonché secondo libro della saga di Alfie, il seguito di Il gatto che aggiustava i cuori, che avevo letto e apprezzato tantissimo un po' di tempo fa. Parlo delle avventure di questo gattino molto intelligente e inspiegabilmente amato da chiunque, mi aveva veramente toccato il cuore e quindi prima o poi, avevo detto, leggerò tutti gli altri libri, anche perché stanno spuntando come funghi. Anche quest'anno dovrebbe essere uscito, mi sembra, il 5°. Devo recuperare, insomma, in qualche modo devo recuperare, perché altrimenti A, divento povera, B, divento povera senza una motivazione valida. È giunto il momento di leggere almeno il secondo e vediamo se sarà all'altezza del primo. Il secondo libro non mi crea particolari aspettative, ho particolare idea della trama, però mi aveva intrigato il titolo, abbastanza simpatico, Zio Vampiro di Cynthia D. Grant. Vado un po' alla cieca con questo libro, ma essendo molto molto breve sono sicura che lo leggerò abbastanza velocemente, in modo da lasciare spazio anche ad altre letture. Si prosegue poi con le letture per il 5 per un autore del 21 giugno, Il club degli amici immaginari di Silvana Gandolfi. Dovrebbe essere, se non mi ricordo male, o un prequel o un sequel dell'Isola del Tempo Perso, quindi io nutro delle altissime aspettative nei confronti di questo romanzo. Un altro libro di Silvana Gandolfi che avevo apprezzato molto quando ero piccola, da quello che mi posso ricordare, è Aldabra, la tartaruga che amava Shakespeare.
Mi ricordo che era l'avventura di questa tartaruga, ma principalmente dei padroni di questa tartaruga. Tartaruga che aveva dei poteri o qualcosa del genere. Anche per questo libro nutro delle aspettative abbastanza alte. E aspettative abbastanza alte accompagnano anche il prossimo ed ultimo romanzo per quanto riguarda la TBR di maggio, Passa di Drago di Silvana Gandolfi sempre, in modo da concludere entro maggio tutta la lettura per il 5 per un autore. Mi ricordo perfino dove lo lessi tutto d'un fiato, ero a casa dei miei nonni a Torino e mi ricordo che anche questo libro mi aveva preso tantissimo, mi aveva preso proprio tanto la storia, mi aveva fatto ragionare sul valore dell'età. Immaginavo anche la stessa pasta di drago di cui si parla in questo romanzo, che è una sorta di crema mitologica che ti fa ringiovanire, alla stregua penso delle creme anticellulite o antirughe che ci sono ad oggi sul mercato. Tralasciando questo lato ironico, comunque mi ha fatto ragionare veramente tanto su questi valori e quindi anche per questo nutro delle altissime aspettative. In sostanza, per tutti i libri che ho scelto questo mese, io nutro delle altissime aspettative, nonostante siano tutti e cinque dei romanzetti tutto sommato leggeri che so per certo leggerò velocemente. Ho scelto questi romanzi comunque veloci da leggere perché, come ho detto nello scorso video wrap up e TBR, ho bisogno di letture leggere che mi invoglino a prendere il libro la sera, che mi invoglino a perderci tempo, tra virgolette, perché in questa quarantena la voglia di leggere scarseggia. Non credo di essere solo io, se anche voi avete questo problema, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e fatemi sapere come avete risolto questo oneroso problema. E quindi questi sono i libri che andrò a leggere nel mese di maggio. Ci riuscirò? Secondo voi? Non lo so. Conoscendomi potrei anche non riuscirci, ma spero di riuscirci perché ne ho bisogno. Ora più che mai ho bisogno della lettura. Qua sopra trovate tutti i link utili per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e sostenermi. Qua sotto in descrizione trovate la mail per le collaborazioni, a cui potete scrivermi sia per collaborare con me e quindi concordare una modalità di collaborazione e sia per parlarmi un po' della vostra opinione un po' più estesa di quella che può essere all'interno dei commenti qua sotto al video. Se vi piacerebbe avere una recensione in particolare su qualche libro che ho intenzione di leggere o su qualche libro che ho già letto, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e vedrò di accontentarvi. Se avete letto e apprezzato oppure letto e non apprezzato qualcuno di questi libri, ci tengo comunque a saperlo, quindi scrivete qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like. Se vi piace questo canale, questo format e i video che faccio, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo col prossimo video lunedì 4 maggio con Danza con Gio. Invece, ovviamente, il prossimo video wrap up e TBR sarà il 1° di giugno. Come vola il tempo, siamo già a maggio e stiamo già pensando a giugno. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Un bacione! Ciao!